Buonasera a tutti. Ciao a tutti, Buonasera. buonasera. Ah, ecco qua, ci vediamo. Allora, scusate un attimo, io mi... Ok, si sente perfetto. Mi dicono che la regia si sente bene. Questa sera siamo con Alfonso di The Dreams, una realtà che abbiamo conosciuto da qualche mesetto e con cui siamo subito entrati in sintonia. Questa sera ci piacerebbe presentarveli, che Alfonso non è da solo, anche con Alex, che sicuramente ci starà ascoltando. E niente, io partirei subito. Intanto chiedo alla chat se ci sentite, se si vede, se si sente, se siamo belli. Prova, prova. Ho fatto anch'io un cambio. Ok. Sembra che nessuno si stia lamentando, quindi sicuramente mi sentono. Belli. Eh sì, Didos, siamo belli, siamo bellissimi. Dove vedi la chat? Guarda, io da buon non conoscitore di Twitch. La chat, no, io ho la pagina di Twitch aperta per vedere Ah, la chat, vedi. quindi tu vai tranquillo, non ti preoccupare, se arrivano delle domande te le giro tranquillamente, e così non devi pensare a guardare la chat. Ti penso io per te. Niente, io partirei direttamente con una fantastica presentazione di Alfonso. Dici un po' chi sei, cosa fai, e andiamo avanti poi con il progetto di Dev Dreams. Dai, va benissimo. Allora parto al volissimo. Io sono Alfonso, sono un software engineer, faccio finta di farlo in realtà. Attualmente lavoro in una startup tedesca, anche se sto lavorando dall'Italia, però who knows? Magari ci si pensa a un trasferimento. Per il momento ne parlavamo anche qualche... Forse Fabio, l'ultima volta che ci siamo sentiti ne abbiamo parlato. Sì. Diciamo Una cosa del genere. che è un argomento che si porta spesso in mezzo, quello di andarsene, purtroppo. Verissimo, verissimo. E quindi faccio il software engineer, lavoro nel campo dello sviluppo web. Da qualcosa come 5-6 mesi ho iniziato a fondare con il buon Alex, che è l'altro co-founder, questa piccola realtà di Dev Dreams. Di cosa ci occupiamo? Siamo nati come strumento di mentoring gratuito. Tutto quanto no profit. L'obiettivo principale è praticamente supportare i giovani developer che hanno da 0 fino a 3 anni di esperienza nella loro crescita professionale. Abbiamo trovato un problema che era quello del persone con tantissima energia che però non sapevano come canalizzarle. E quindi quello che offriamo in maniera totalmente gratuita è un modo appunto per canalizzare le proprie energie nel raggiungimento dei propri obiettivi lavorativi. Questo poi si concretizza in sessioni di mentoring one-on-one con professionisti che mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo. E nulla, essenzialmente questo è il core dell'attività che facciamo. On top a questo, come fate anche voi, facciamo attività di divulgazione, quindi live, incontri con ospiti, un sacco di cose divertenti, insomma. Ok, ti volevo fare una domanda che sicuramente è interessante da far sapere a chi ci segue. Però il processo per arrivare avere la mentorship, cioè, io so che c'è un processo ben definito per cui il mentee deve passare determinati stadi prima di avere Sì, questo allora, mentor. questo diciamo che non l'abbiamo cercato e sta è nato da un'esigenza. Praticamente noi attualmente abbiamo una barriera d'ingresso abbastanza alta perché, dato che tutto quello che offriamo è interamente gratuito, quindi i mentee non pagano e i mentor mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo, all'inizio abbiamo avuto un problema di drop rate.
Vuol dire che essenzialmente alcuni mentee si iscrivevano sulla piattaforma, noi gli facevamo fare il match con i mentor e poi o non rispondevano ai messaggi o non partecipavano più attivamente alle call, quindi essenzialmente droppavano. Questo perché? Perché il processo di selezione inizialmente era semplicemente fai application, mandaci il CV, se matcha bene o male con un potenziale mentor, ti mettiamo in contatto. Attualmente invece abbiamo uno step, abbiamo un processo di selezione in 4 step, di cui il primo è l'invio del CV, poi c'è una lettera motivazionale che ti fa capire dove vuoi andare, quindi nella lettera motivazionale devi chiarire quali sono i tuoi obiettivi, qual è la spinta, quindi verso dove vuoi andare, e quindi ci sono una serie di punti da chiarire, poi c'è una call con un potenziale mentor, e poi lo step finale è ricevere un endorsement dal mentor. Quindi tu fai una call con Mentor X, quindi una persona con cui ti abbiamo fatto fare match, e se quella persona ritiene di voler lavorare con te sui tuoi obiettivi, ti rilascia un piccolo endorsement che noi andiamo a validare, e a quel punto effettivamente diventi un mentee. Quindi da parte del potenziale mentee ci deve essere abbastanza effort. Tutto il processo richiede comunque all'incirca una settimana tra i vari rimpalli, la realizzazione della lettera motivazionale e diverse cose. Quindi, diciamo, sembra abbastanza ostico, ma in realtà è stato necessario degli step del genere per avere proprio il giusto effort da parte del mentee. Assolutamente, è stata una necessità che però ci ha dato tantissimi vantaggi, perché per esempio adesso grazie alla struttura della lettera motivazionale riusciamo a fare match molto migliori tra mentore e mentee, quindi il mentee ci dice effettivamente dove vuole arrivare, oltre allo stack tecnologico sul quale sta lavorando, oltre alle skill che vuole migliorare, e noi anche in base a quello riusciamo a fare un match migliore con il mentor. Poi anche lì potremmo inventarci mille pippe, che usiamo intelligenza artificiale, che abbiamo un software che fa match. Però il vero match lo si fa quando stai in collo con quella persona, quando si crea rapporto o non si crea rapporto con quella persona. Ci è capitato casi in cui un mentor ci ha detto: guarda, questo ragazzo o questa persona, sta ragazza è una bomba, prendetela, però penso che non sia la persona corretta per me. E quindi a quel punto gli abbiamo fatto fare uno switch di mentor e ha ricominciato dal terzo passo in poi, perché il mentor ha valutato che il mentee quindi era una persona valida, ma non era una persona che il mentor riusciva a seguire. Ok, quindi a parte, diciamo, tutta questa fase di mentorship, naturalmente si è costruita attorno a questo una community di soli dev, e questo vi ha portato anche a essere avvicinati a ragazzi e ragazze che non sanno nulla, che comunque sono curiosi da questo processo, non solo dal processo di mentorship, ma proprio dal processo di dev, di entrare in questo mondo. E in questo caso, voi cosa consigliate a chi si approccia al vostro mondo? Allora, domanda gigante, nel senso che, come ti dicevo prima, essendo il nostro target 0-3 anni di esperienza, negli 0 anni di esperienza lavorativa rientrano anche persone che adesso stanno facendo un Academy, che hanno già fatto un Academy, persone che stanno studiando all'università, persone che vorrebbero iniziare, persone magari con 25 anni alle spalle di lavoro, che adesso vogliono cambiare industry, quindi vogliono diventare un developer, un software engineer e via dicendo. E purtroppo non esiste una risposta univoca. Quello che noi proviamo a fare è indirizzarti, cioè ti mostriamo il ventaglio di possibilità e poi sulla base di quello proviamo a consigliarti. Ad esempio, se già sai che vuoi andare a lavorare su una tecnologia specifica, magari troviamo al posto di andare 3 anni in università, ti possiamo consigliare dei corsi oppure qualcosa di verticale su quella tecnologia, oppure se preferisci avere una conoscenza più ampia, ti indichiamo, ok, guarda, fatti questo corso universitario anziché questo. È una fase di orientamento che facciamo, è molto utile, i risultati si vedono a lunghissimo termine, perché ovviamente persone che partono da adesso i risultati si vedono in anni. Però effettivamente stiamo avendo molto riscontro che queste attività di orientamento
risultano molto utili a chi parte adesso. Ottimo. Invece ti rigiro, ti modifico un po' la stessa domanda, e anche se noi in privato ne abbiamo parlato spesso, su invece chi della cyber security si avvicina al vostro mondo, consapevole che comunque chi fa il nostro mestiere, chi sta nel settore della cyber, come ti dicevo l'altra volta, deve conoscere comunque la programmazione, deve avere delle basi, e come minimo proprio base deve saper leggere e manipolare codice per potersi fare i propri exploit o per capire comunque determinate vulnerabilità. Invece in questo caso ad un professionista della cyber, cosa potreste consigliare? Naturalmente si deve verticalizzare, quindi come approcceresse il rapporto con chi invece è già stato all'interno della cyber? Allora, lì diciamo che è 100.000 volte più semplice, perché come dicevi tu, la parte importante di saper leggere e scrivere codice è un minimo già fatta, ma oltre a saper leggere e scrivere codice, la parte più difficile di quando uno inizia a sviluppare è tutta la parte del mindset, come approcciare un problema, e queste sono skill che ovviamente chi si occupa di cyber security ha già. Quindi l'elefante nella stanza l'abbiamo tolto di mezzo. In quel caso il consiglio più giusto, a mio avviso, è andare diretti su quella sulla tecnologia che ti interessa. Noi per esempio abbiamo fatto poco tempo fa una live di sicurezza applicativa, e quello che si potrebbe fare, se passi dalla sicurezza al lato dev, è fare il processo inverso. Quindi tu hai già tutte le conoscenze di sicurezza, security by design e via dicendo, integra con quello che ti manca. Poi ovvio, anche lì dipende molto dalla tecnologia che vuoi studiare. Se vuoi diventare un web developer, avrai bisogno di conoscenze di sviluppo leggermente diverse rispetto a se vuoi fare sistemi embedded o sviluppare applicativi desktop, librerie per sistemi operativi, cose di questo genere. Però lì il lavoro è fatto all'80%. Poi sta a te, professionista della CyberSec, a andarti a studiare tutto quello che ti rimane senza fare cose strane. Bene, invece cambiando leggermente il discorso, qual è il miglior aspetto di lavorare come dev? I soldi. No, scherzo. Beh, avete delle RAL, secondo me, cioè in media avete delle RAL superiori a chi sta nella cyber. Ho notato questa cosa ultimamente. Sì, davvero. Mi sarei aspettato il contrario, perché se io faccio un errore, nel peggiore dei casi cade prod. Se tu fai un errore, nel peggiore dei casi c'è un data leak e l'azienda deve chiudere. Beh, no, sì, è normale, poi dipende pure da che ruolo hai, comunque. È normale che se sei un asset fondamentale dell'azienda e fai un errore, vuol dire, in teoria dovresti essere pagato proprio da asset fondamentale dell'azienda, ma a volte sì, a volte no. Questo, poi lì entriamo in un discorso molto più ampio, e è meglio non aprire questo discorso, almeno in questa live, lo faremo in altre live. Però sì, comunque, ecco, confermano pure in chat che avete delle RAL superiori. Tornando alla tua domanda, però mi hai chiesto le cose interessanti, giusto? Quelle orribili. Sì, sì, qual è il miglior aspetto di lavorare come dev? Allora, il miglior aspetto, a mio avviso, è tutto quello della potenzialità nel modellare problemi nel mondo reale e poterli risolvere attraverso automatismo. Poi ovviamente ognuno trova nello sviluppo quello che preferisce. Quello che mi ha fatto avvicinare allo sviluppo, questo che faccio? Ok, nella mia testa ho un problema, nella mia testa ho una soluzione, ho gli strumenti che mi consentono di codificare quella soluzione, così che io possa rendere quella soluzione aperta a tutti. Per esempio, può essere realizzare un gioco, che può essere realizzare una piattaforma web, quindi hai il potere di creare, è una cosa molto da megalomani, però hai letteralmente il potere di fare cose. Questa è una bella sensazione, soprattutto quando tutto fila liscio e quando tutto funziona. Succede poche volte, però quelle poche volte che succede, tanta roba. Il peggiore, invece, il peggior aspetto?
I designer, no, scherzo, poveri colleghi designer che mi odiano. No, il peggior aspetto, ogni tanto la frustrazione perché magari trovi quella problematica che non riesci a risolvere, o perché magari noi comunque, noi come tutti i dipendenti, stiamo comunque a quello che dice il business. Quindi se il business dice dobbiamo fare sta roba, tu devi fare sta roba. E noi siamo effettivamente degli esecutori che vanno a risolvere un problema di business. Può capitare spesso che il problema di business che stiamo andando a risolvere è sbagliato, e in quel caso, se lavoriamo in una bella azienda, come ho la fortuna io di lavorare in, a mio avviso, un'ottima azienda, a quel punto puoi alzare la mano e dire al tuo PM o a chi per esso, guarda che secondo me questa regola di business, per come è improntata, possiamo semplificarla, possiamo migliorarla, possiamo snellire i processi. Se lavori in una bella azienda, la tua, insomma, quello che stai dicendo non dico che venga messo all'atto pratico, però quantomeno viene ascoltato. Se lavori in azienda di consulenza, di consulenza, di consulenza, di consulenza, dove tu fai il muratore, lì non ci puoi fare niente e può diventare molto frustrante. Buonasera Rick, benvenuto, bentornato in chat. E una cosa che ci chiediamo spesso, cioè una cosa che affrontiamo, un discorso che affrontiamo spesso noi nel nostro settore, ma credo che un po' in tutti i settori IT, è quello dell'equilibrio tra vita privata e lavoro. Come affrontate voi questa situazione? Oddio, non sono la persona giusta a cui fare questa domanda perché è una settimana che mi sveglio alle 7 e finisco di lavorare alle 9. Beh, magari è un tuo equilibrio quello. Cioè. più o meno. Allora, Allora, diciamo. facciamo una cosa: come affronti tu l'equilibrio tra vita privata e lavoro? Ok. Anche qui dipende da due fattori. Uno, l'azienda dove ti trovi, due, come te la prendi tu. Partiamo dal primo che a mio avviso tende a influenzare anche il secondo, però si influenzano a vicenda. L'azienda dove ti trovi delinea molto, quindi la cultura aziendale. Io mi ritrovo, ho la fortuna di trovarmi in un'azienda dove veramente si lavora per obiettivi. Cioè, noi veramente abbiamo delle mission da raggiungere, abbiamo delle cose da fare, ma nessuno ti viene a dire lavora 9-18. Questa cosa io non, ammetto che mi ci devo ancora abituare, perché capita spesso che scrivo su Slack magari ai colleghi, ragazzi, per un'ora e mezza non ci sono. Per un'ora e mezza stacco perché magari vado in palestra e so che prima o poi mi contatterà la mia manager e mi dirà: senti, ma perché caspita scrivi ogni volta su Slack? Che ce ne frega a noi? E quindi lì c'è questa mentalità dove effettivamente tu basta che porti a termine il tuo lavoro con successo ed è tutto a posto. Trovare un'azienda di questo tipo, a mio avviso, è fondamentale perché ti dà la possibilità di, punto primo, sperimentare. Quindi puoi sperimentare se preferisci lavorare la mattina, il pomeriggio, la sera, quali sono i tuoi picchi d'attenzione, quali sono le cose che preferisci fare. E secondo punto, come te la prendi? Nel senso che io, per esempio, adesso starò fuori da praticamente domani fino a martedì pomeriggio e anche se effettivamente abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che dovevamo raggiungere, mi sono un po' portato avanti col lavoro per non rompere le scatole ai colleghi che lavoreranno al posto mio, e quindi me la sono presa un po' come challenge, quindi ho portato avanti quanto più lavoro potevo. Ovviamente non sei obbligato a farlo. Anche lì, work-life balance, devi sapertelo prendere, devi avere una bella azienda nella quale si lavora bene, però. Sì, questi sono i miei due sensi in merito. Dipende molto da te. Oltretutto, vabbè, noi ci siamo conosciuti perché io vi ho visto e poi lo abbiamo comunque confermato frequentandoci virtualmente, siamo molto affini anche su questi aspetti, come noi voi cercate di risolvere quelle che sono le problematiche di portare i talenti nelle giuste aziende. E comunque di dare veramente questo approccio di balance, proprio di equilibrio quando si lavora. E
Puoi parlare anche di questi progetti che avete come per la parte talent? Allora, sì, per la parte talent noi facciamo una cosa molto semplice, cioè abbiamo delle partnership con alcune aziende che rispecchiano i nostri valori, quindi i nostri valori sono banalmente formazione costante, work-life balance decente, perché poi sappiamo tutti che non può essere sempre tutto bellissimo, ci sono dei periodi stressanti, però effettivamente, sebbene il nostro mondo sia gigante, letteralmente pieno di aziende là fuori. Al contempo, ogni mondo è paese, quindi sappiamo quali aziende lavorano in un determinato modo, quali aziende, banalmente anche abbiamo dei referral, nel senso che alcuni mentor e alcuni menti ci dicono: no, guarda, io in azienda mi trovo bene, lavoriamo bene, facciamo formazione, facciamo queste cose qui, facciamo quest'altro, e tutto quanto gestito viene gestito bene. A quel punto noi contattiamo l'azienda e essenzialmente gli chiediamo una partnership, cioè diciamo: ok, guarda, ci hanno parlato molto bene di voi, state cercando qualcuno per assumere, vi interessano figure particolari. In quel caso, visto che abbiamo trovato un buon match tra voi come azienda, quindi quali sono i vostri valori e quali sono i nostri, possiamo collaborare in tal senso. Quindi, super Bene, semplice. sì, ripeto, c'era veramente parecchia affinità anche come voi, noi abbiamo creato, cioè da questo ecosistema poi abbiamo portato proprio questo match tra aziende e lavoratori ed esperti ed è una cosa che comunque è un grosso problema che abbiamo validato ed è una soluzione che comunque vogliamo portare avanti, quindi Anche lì diciamo però che poi devi scendere un po' a compromessi, nel senso che Il mercato è in quello, il un ambiente... mercato è Esatto. quello, le aziende sono quelle, i lavoratori, la mentalità dei lavoratori ancora è quella, va tutto educato, cioè comunque sì, abbiamo trovato il problema, abbiamo validato il problema, abbiamo delle soluzioni, però come tutto va educato. Purtroppo il mercato italiano va educato. Vabbè. Siamo qui, non è che spariamo, quindi siamo Beh, qui e oddio, continueremo a fare questa cosa. oddio, io sono espatriato però tra molte virgolette, e tantissimo, nulla togliere per carità di Dio alle aziende italiane, io sono un grandissimo fan delle aziende italiane e ne conosco alcune che sono veramente stupende, molte ho avuto modo di intervistarle e molte avrò modo di intervistarle a breve, però da quello che ho visto, anche togliamo di mezzo la RAL, perché la RAL lì stai giocando due campionati diversi, ci sta, non fa niente. Proprio a livello di work-life balance di cui parlavamo prima, a livello di gestione del personale, sia io che altri mentor che sono in DevDreams, ma anche altri mentee che sono in DevDreams, ma anche altre persone che sono nella community, stando in aziende estere, abbiamo notato che c'è effettivamente una differenza con le aziende italiane. Però, ripeto, anche qui c'è il repeating perché conosco tantissime aziende italiane o anche multinazionali che lavorano molto molto bene. A proposito di talent, di recruiter, quanto da voi quanto è pesante la competenza del recruiter durante l'acquisizione? Cioè, che skill deve avere realmente il recruiter per trovare la persona giusta e matcharlo per l'azienda giusta? Madonna, ah, domanda tostarella. Allora, sicuramente skill tecniche, da quello non te ne esci, ma non skill tecniche di sviluppo, skill tecniche di capire effettivamente qual è l'esigenza del cliente e capire quali sono le skill delle persone. Quindi fare questo match non è banale, non me ne vogliono i laureati in lettere, ma non è che prendi un laureato in lettere e lo metti a fare recruiter tech e capisce che fa. Senza offesa, no, si può imparare, ovviamente, bisogna imparare. Noi, per esempio, abbiamo realizzato un piccolo handbook, sono qualcosa come 20 pagine, riassunto in un blog post sul nostro sito, dove spieghiamo per filo e per segno tutte le tecnologie più semplici in una riga. Per esempio,
Che cos'è React? Una riga. Che cos'è Angular? Una riga. Quali sono le differenze? Una riga. Tutte queste cose qui con tutte le più grosse tecnologie e poi scriviamo anche noi dev cosa odiamo negli annunci di lavoro. Quindi, raga, la prima cosa che c'è scritta in quell'handbook è c'è differenza tra JavaScript e Java. Sono due cose diverse, quindi per favore non mi contattate se state cercando un Java. Grazie. Tutta sta roba qui non è per niente banale, perché chi fa un master magari in risorse umane dice sì, ok, ho fatto un master in risorse umane, però noi siamo un settore molto verticale, siamo un settore gigante. Quindi se tu cerchi un ingegnere chimico, ok, bene o male, ingegneri chimici sono simili, ipotizzo, nella mia ignoranza penso che ci saranno molte verticalizzazioni, però di sicuro non ci sono così tante verticalizzazioni come il mondo IT. Al contempo vedo che nel mercato italiano molti recruiter si stanno svegliando. Abbiamo in Italia, mi vengono in mente almeno un paio di esempi ottimi di persone che effettivamente fanno questo lavoro con tanta passione, si mettono lì, studiano e quindi capiscono effettivamente che lavoro devono fare per farci fare match con le aziende. Organizziamo una live insieme con questi recruiter, Ah, almeno. guarda, una già l'abbiamo fatta con il buon Guido Penta, e un'altra devo ancora contattare quella persona, però sì, assolutamente, facciamolo, facciamolo. Sì, sarebbe sicuramente interessante perché è lo stesso problema che abbiamo anche noi, purtroppo. Anche se pure da noi, diciamo, c'è una svegliata, sembra che si sia iniziata, però ancora è abbastanza lungo il processo. Mi dicono che Sisi Element ha seguito la live con Guido, ha detto che è stata interessantissima, quindi. Ah, bene, bene, Abbiamo dei nostri che già vi seguono. bene. Ottimo, ottimo. A brevissimo, allora organizziamo una live a tre anche. No, non faccio il nome perché se mi manda a quel paese poi mi Va dispiace. bene. Però Fabio, contatto subito la persona che ho in mente e organizziamo assolutamente una live Va bene, così lo bombardiamo da tutte e due le parti. Ci sta. Ok, però invece sul lato personale tuo, che progetti futuri hai? Capisco che ormai la tua sfera personale e Dev Dreams sono quasi ormai in simbiosi, però diciamo ci sarà qualcosa, un po' di più sulla sfera personale che vuoi raggiungere. Boh, nel senso, con Dev Dreams abbiamo la fortuna che sia io che Alex ci stiamo divertendo tantissimo. Stiamo conoscendo un sacco di gente skillata, stiamo facendo queste chiacchierate, stiamo costruendo una community. Quindi è un divertimento assurdo, devo dire la verità. E se avessi saputo che sarebbe stato così, con tutte le problematiche del caso, ovviamente, perché siamo arrivati io e Alex, che lavoravamo magari 4 ore al giorno, 5 ore al giorno su Dev Dreams. Adesso ci siamo dovuti un po' calmare perché il ritmo non era fattibile, avendo entrambi famiglia, giustamente. Ti capisco. E tu però hai fatto oddio, come si dice a poker? Full in, una cosa del genere. All-in. Ho All in, bravissimo. fatto all-in, sì, diciamo che è un progetto al 100%, sono immerso al 100% su questo progetto, mi ha preso parecchio. È un progetto un po', è stato più ampio, voi siete un po' più verticali su alcune linee, noi praticamente ci... Cioè, non è stata una cosa che è stata strutturata. È stata strutturata con cognizione, nel senso che non è, avevo deciso di fare questo, allora ho fatto questo, ho deciso di fare quest'altro, ho fatto quest'altro. Si è creata tutta una situazione, tutto questo ecosistema così grande, così ampio, dove andava sistemato su tanti aspetti, e allora va da sé che mi ha preso. Al 100% a me come a tutto lo staff, comunque, cioè, non sono solo, c'è una trentina di professionisti estremamente meravigliosi e fantastici, superbi. Sì, mi hanno pagato prima di fare la live, Amen. che
che comunque mi aiutano in tutto questo, e senza queste professionalità io non avrei potuto fare proprio nulla, perché cioè è veramente tanto, è un ecosistema enorme, è ampio e va a vedere veramente degli aspetti, alcuni totalmente distanti, e non è semplice mettere tutto il puzzle perfettamente in sincro. Sì, Quindi anche perché il mondo sul quale andate a lavorare è comunque un mondo enorme e un mondo con tanti problemi da risolvere. Quindi, se arriva Security Cert che mi risolve effettivamente il problema, anche dal punto di vista commerciale, io sono super contento che esista una realtà dove dei ragazzi, io scorrendo la chat, mi sono ritrovato un paio di ragazzi che abbiamo noi come mentee all'interno di Security Cert, che hanno fatto un paio di domande verticali, e io sono felicissimo che esistano delle realtà come la tua. Onestamente, la vostra è l'unica che conosco in Italia. Ipotizzo che ce ne siano altre, però la credo di vostra è sì. sicuramente quella meglio strutturata che ho incontrato fino ad ora. Effettivamente, il fatto che esistiate anche per le aziende può essere un grandissimo vantaggio, cioè state togliendo alle aziende un sacco di lavoro da fare. Sì, abbiamo colmato un gap importante, almeno a detta di parlando con altre persone anche esterne da tutto quello che è tutto il sistema, cioè non solo, che spesso mi trovo comunque a parlare con ragazzi che fanno parte dello staff o quei membri molto molto attivi in community, mi ritrovo a parlare, e in effetti mi confermano questa cosa, ma quello che mi ritrovo anche a parlare con gente totalmente esterna dalla community, e in effetti tutti mi hanno confermato che è stato coperto un gap importante. Questo ha portato l'attenzione di parecchie aziende, che comunque hanno quel problema. Cioè, il problema non l'ho validato, perché ho deciso che quel problema doveva essere validato con quello che facevo. Il problema è stato validato perché è effettivamente così. C'è ancora una è ancora immatura. Il settore è ancora immaturo su tanti aspetti. Però vanno risolti al più presto, perché altrimenti uccidi un settore durante la fase dello sviluppo, no? Nella sua adolescenza. Quindi è giusto chiunque, cioè non è che lo dobbiamo fare solo noi, ci sono anche altre community che comunque fanno altro, però così strutturato in questa maniera e così rivolto alla risoluzione di questi problemi, credo che siamo gli unici. Non so se poi localmente ci sono delle piccole community che fanno le stesse cose, anzi, se ci sono, mi piacerebbe anche inglobarle in tutto quello che è il sistema che abbiamo creato. E come voi, del resto, anche voi state cercando di risolvere dei gap importanti nel settore dei dev. Assolutamente, lì quei gap che proviamo a risolvere noi diciamo che non sono gap, nel senso che, oddio, sì, ci sono tanti gap di domanda e offerta, quindi questo mercato è un pelino inefficiente, anzi tanto inefficiente, però noi quello che proviamo a fare, anche come siete nati voi, quindi voi siete nati come community di persone che vogliono certificarsi, noi siamo nati come community di persone che hanno tanta energia da spendere, quindi sono persone tendenzialmente molto giovani sia dal punto di vista anagrafico che mentale, e vogliono convogliare queste energie nel diventare un software engineer di successo. Quindi questo. Forse sì, forse voi siete stati più. È stata più studiata a priori tutta magari la vostra struttura. Purtroppo no, tutto culo, onestamente. Vabbè, anche noi, lo sai, noi siamo nati. Cioè, avevo creato il server, che all'epoca non si chiamava manco Security Cert, si chiamava Prepo SCP Italia. Quindi figura, era proprio per prendersi quella certificazione per studiare insieme ad altri. Poi si è trasformato in tutto quello che è diventato, con pro e contro. Credo comunque i pro siano sempre di più, perché come dicevi prima, questo mi ha permesso di conoscere veramente tanta bella gente, e
spesso mi ritrovo a parlare con un sacco di gente interessante, anche magari anche esterna a quello che è il nostro settore, però interessata magari alla struttura che si è venuta a creare e alle fasi strutturati, alle fasi che abbiamo strutturato per tutte le varie linee. Per risolvere questi problemi, quindi questa è una cosa veramente piacevole, quello di conoscere tutta questa gente. Io avevo comunque una rete già abbastanza ampia, però negli ultimi mesi, considerando che ci abbiamo dato molto di più dentro da settembre scorso, quando abbiamo iniziato anche il progetto di divulgazione con i canali su Twitch e su YouTube, questo mi ha dato la possibilità di conoscere veramente tanta, tanta gente interessante. Quindi, dato che comunque è tutto mischiato la tua sfera personale Dev Dreams, allora ti richiedo la stessa cosa su quali sono i progetti futuri di Dev Dreams. Mannaggia, mannaggia. Allora, Quelli che puoi se puoi spoilerare, quelli che puoi. sì, quello che posso spoilerare, sicuramente stiamo aumentando sia la qualità che la quantità di tutta la parte di mentoring. La quantità la stiamo tenendo ancora a base, infatti purtroppo abbiamo tantissime richieste in coda. Gente anche da un mese che aspetta in coda, mi spiace ragazzi, piano piano stiamo analizzando tutte le richieste, però stiamo provando ad aumentare un attimino la qualità, quindi a brevissimo usciranno nuove linee guide, nuovi tool per i mentor e i mentee, stiamo iniziando a lavorare anche a dei servizi più verticali per supportare alla la ricerca del lavoro, semplicemente perché è quell'obiettivo, perché abbiamo notato che alla fine gli obiettivi sui quali si va a lavorare durante la mentorship sono clusterizzabili in 6-8-10 anche obiettivi simili. E quindi quante più cose riusciamo a portare a fattor comune, meglio è, perché togliamo rotture di scatole ai mentor, i mentee hanno materiale di qualità più alta, ovviamente sarà tutto quanto open source, e quindi questo. Poi, anche qui, stiamo io, Alex e tutti gli altri ragazzi. Alla fine adesso siamo 5 persone nel team. Stiamo traendo l'occasione per fare tanto bel networking con un sacco di realtà. Stiamo conoscendo un sacco di gente. Io ti dico la verità: prima di iniziare questa attività ero una pippa lato networking, cioè conoscevo pochissima gente. Cioè, oddio, la parola networking non mi piace troppo perché mi sembra il fine, il fare networking. Invece per me Dev Dreams è in questo momento il modo per conoscere persone che hanno una grande passione per quello che fanno, persone che magari stanno lanciando attività imprenditoriali, persone che effettivamente hanno un fuoco dentro e vogliono fare cose fighe. Quindi questi sono i piani da qui ai prossimi mesi, quelli che posso spoilerare. Bene, bene. Bene, è stato sì, comunque interessante il progetto. Io sono stato subito attratto dal vostro progetto. Ti ho scritto quel messaggio mesi fa di foga, perché cioè, comunque con foga, perché comunque era un progetto che mi piaceva. E poi non c'è neanche bisogno di dirlo, comunque è abbastanza evidente, c'è tanta affinità Assolutamente. tra i due progetti, e quindi anche per questo mi ha fatto piacere aiutarti anche su tutta la parte di community, su tutta la parte su andare a sistemare un po' quelle che erano le problematiche che noi Madonna, sì. avevamo affrontato già. E quindi, dato che comunque è un ecosistema di condivisione, perché far non vedevo il perché di far affrontare ad altri quelle che erano le Soprattutto problematiche che sulla avevamo gestione affrontato. Discord ci avete dato un sacco di consigli assurdi. Anzi, ne approfitto per ringraziare il buon Mordor che ogni tanto ancora ci supporta e ci dà consigli perché è veramente super, 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 super utile.
Sì. Lui è il community manager che si spippola tutte quelle problematiche che io non voglio. Quindi, prepotentemente gliele mollo tutte a lui. Assolutamente. A lui piace, quindi vabbè. Bene, ok. Allora, non so, tu vuoi annunciare qualcosa, vuoi dire qualcosa, vuoi sapere qualcosa? No, assolutamente. Io ne approfitto per ringraziarti di questa chiacchierata. Effettivamente, anche l'altra volta quando ci siamo fatti una chiacchierata sul canale di The Dreams, non ho, anzi, mi sono dimenticato in realtà perché me l'ero segnato tra le note, però sono una pippa. Ti volevo appunto ringraziare e ringraziare più in generale Security Cert del supporto che ci avete dato quando siamo partiti. Sicuramente il nostro Discord attualmente non sarebbe com'è senza il supporto che ci avete dato, quindi ci tenevo a ringraziarti. E per chiunque fosse interessato ad ampliare un po' tutta la parte dev, se è qualcosa che effettivamente volete apprendere, facciamoci una chiacchierata, perché alla fine noi non facciamo magie, proviamo semplicemente a darvi gli strumenti, darvi quei due o tre link giusti che poi, se studiati, insomma, fanno la differenza. Sì, se volete conoscere comunque il mondo di Daydreams, sul nostro Discord abbiamo un canale di partnership con loro dove è abbastanza interattivo, quindi se avete delle domande da fare potete scriverle anche lì e comunque oltretutto andare direttamente sul canale, sul server di Daydreams, degli amici di Daydreams. Se E volete girare anche il quello. canale devdreams.it/discord e vi fa entrare. Esattamente. E quindi c'è abbastanza sintonia tra le due realtà, quindi sentitevi liberi di andarli a trovare e andarli a disturbarli con tutte le domande che avete su quel settore. E niente, detto questo. Magari aspetto, mentre noi parliamo, magari c'è qualche domanda da chi ci sta seguendo. Se volete potete fare qualsiasi domanda ad Alfonso, altrimenti vi rimandiamo al loro server. Tanto faremo comunque faremo sicuramente altre live insieme, ci rivedremo. Assolutamente, Qualche obbligatorio. evento insieme lo faremo sicuramente. Qui mi chiedono se trattate mobile. Assolutamente. Abbiamo diversi. Allora, abbiamo quattro mentor che, se non sbaglio, sono sul ramo iOS. C'è anche qualcuno lato Android. Io sono personalmente ho questa predilezione verso le tecnologie multipiattaforma. Quindi preferisco quello personalmente, però abbiamo diversi mentor che si occupano di mobile, assolutamente. E poi sul canale Discord, sul server Discord, scusatemi, abbiamo i vari canali anche riguardanti il mobile. Mi chiedono anche Unity. Unity no, per il momento. Tutta la parte di game, data analytics e machine learning l'abbiamo lasciati fuori, semplicemente per una questione di riduzione dello scope. Al momento siamo verticalizzati sul software engineering, più nello specifico su tutta la parte web e poi sulle varie interfacce che tu puoi fare a tutta la parte web, quindi sia un'interfaccia web o un applicativo mobile. Metto ok che c'ho la moderazione automatica di Twitch che non fa postare il link, quindi ho messo il link io Ah, di vabbè, perfetto. Dev Dreams. Bene, e se c'è altro, ragazzi, è il momento. Altrimenti facciamo gli ultimi saluti ad Alfonso, a meno che non hai altro da aggiungere, però capisco che non ci puoi spoilerare altro se in fase di struttura
aggressiva. Quindi va bene così. Sì, sicuramente c'è DDoS che farà un salto sul tuo server, sicuramente avrai qualcuno che Ah, in ci vuoi questi giorni, volentieri. verrà lì. Oltretutto, DDoS è uno dei nostri collaboratori, sta portando avanti il progetto di una wiki molto, Ah, è a lungo termine, dove verranno inserite tutte quelle che sono, tutto quello che è l'esperienza, di chi è del settore, e ci saranno tutte delle informazioni, una wiki appunto su quelli che sono interventi, quindi interventi reali in determinate situazioni. Quindi anche questo, come altri, come altri progetti da noi, è una cosa che succede spesso. A volte parliamo 10 minuti con qualcuno dello staff e si creano subito dei progetti estremamente trasversali. Ecco, la trasversalità è uno dei nostri punti forti, cioè di quello che comunque ha reso. Siamo stati in grado comunque di creare un ecosistema del genere anche soprattutto per la trasversalità. Ci sarà anche la programmazione sulla wiki, mi dicono, Ah, quindi tanta roba. Allora me la spulcio. sicuramente, ma magari butterai lì anche tu qualcosa all'interno della wiki, sarai Volentieri. autore anche tu, coautore della parte di programmazione. E niente, va bene, io direi di lasciare Alfonso, è sempre un piacere parlare insieme delle due realtà, parlare con te. E niente, risentiamoci per altre live insieme su progetti in comunione, tra le due realtà, magari anche altre realtà se riusciamo a portarle all'interno di questo nostro di questi nostri progetti e di tutto l'ecosistema che stiamo creando. Quindi niente, ribadisco, è Assolutamente. stato un piacere. Altrettanto Fabio, a prestissimo, buona serata a tutti. Ciao Alfonso, ciao ragazzi, noi ci sentiamo per le prossime live, a breve ci sarà una live di lancio per la mentorship, è arrivato il momento di buttarla fuori, e niente, quindi ci rivediamo tra un po'. E poi ci vediamo venerdì con il buon Darix per il nostro ormai famoso format di Binary Exploitation. Ciao a tutti! Ringrazio anche chi ha fatto gli abbonamenti, chi ha rinnovato i propri abbonamenti, anzi, faccio pure io. Mi sa che ci sono pure io. No, vabbè, lo farò la prossima live. Grazie ancora per chi ci segue, grazie per chi fa tutti questi follow e queste privesque, come le chiamiamo noi sul canale. E niente, ci rivediamo alla prossima live. Ciao! Ciao, a prestissimo.